la nostra squadra è formata da partita con un gruppo un po' con un numero ridotto, con il tempo siamo riusciti ad aumentare questo numero grazie anche all'aiuto del Gubbio, che ci ha permesso di arrivare ad avere un numero maggiore di giocatori per poter allenare in maniera migliore i nostri ragazzi, farli crescere. Siamo partiti un pochino in sordina, poi con il tempo, grazie anche agli allenamenti insieme al rugby Gubbio, siamo riusciti a migliorare la qualità e anche i risultati sono migliorati. Diciamo che l'Under 14 è praticamente la partenza del rugby, nel senso fino all'Under 14 è un diciamo è più ludico che proprio a livello di rugby. Con l'Under 14 iniziano ad esserci i ruoli, quindi inizia ad esserci una maggior distinzione per ruolo, quindi i ragazzi cominciano a capire realmente cos'è questo sport. Come squadra ci alleniamo 3 volte a settimana, martedì, mercoledì e venerdì, e in questi 3 giorni i ragazzi fanno sia parte atletica, dove comunque con un preparatore svolgono attività di atletica e di sviluppo atletico personale, e poi nelle altre ore c'è tecnica individuale e comunque sia poi lavoro di gruppo. Alcuni dei nostri ragazzi si allenano anche con l'Under 16 a volte durante la settimana, proprio per migliorare personalmente. Oggi praticamente ci sarà sicuramente il concentramento Under 12, che è appunto un concentramento di più squadre, con la nostra, il Terni, c'è cioè il Castello, l'Orvieto, tutte squadre insomma intorno a Perugia, e faranno queste mini torneo appunto per cimentarsi nello sport. Speriamo sia una giornata fruttuosa. Abbiamo anche il derby di Under 14 con lo Junior, e anche quella sarà un'ottima test insomma per vedere il nostro livello raggiunto insomma fino adesso. Speriamo che i ragazzi si divertano e che appunto continuino a giocare e divertirsi al campo. Questo è il nostro obiettivo, diciamo.